Una stangata ingiusta che rischia di compromettere il diritto alla salute. È unanime il dissenso che le segreterie regionali di CGL, CISL, UIL ed UGL hanno manifestato in merito al decreto regionale che fissa il rincaro sul ticket per le ricette dei farmaci, per le visite specialistiche e per i codici bianchi che arrivano al pronto soccorso degli ospedali, per i quali sarà introdotto un ticket di 5 euro. È necessaria una convocazione ad horas da parte di Caldoro, fanno sapere dalle varie sedi dei sindacati in una lettera inviata alla presidenza della regione Campania, affinché si cambi linea o si apportino modifiche al provvedimento prima che entri in vigore. Sulla stessa linea anche la segreteria regionale della FIP CGL Medici, che chiedendo la revoca della disposizione ha sottolineato che è insostenibile l'idea di educare i cittadini ad un uso appropriato della rete ospedaliera, inasprendo del 100% il ticket per il ricorso improprio al pronto soccorso, dimenticando che il cittadino ricorre ad esso per l'assenza di una rete territoriale in grado di fornire risposte efficaci al bisogno sanitario, riportando l'attenzione sulla soppressione di numerosi presidi di guardia medica sul territorio campano. Il provvedimento regionale, per Raffaele Calabrò, consigliere per la sanità del presidente Caldoro, serve a contenere la spesa farmaceutica e va inquadrato in quel piano antideficit necessario per riparare la voragine del debito sanitario, in attesa, come sottolineato dallo stesso Calabrò, dello sblocco dei 500 milioni di euro di fondi FAS e di parte dei 2,5 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale rimasti ancora congelati. Di tutt'altro avviso Enzo Amendola, segretario regionale del PD Campania, e Giuseppe Russo, capogruppo PD in Consiglio regionale, che dichiarano: il ticket sui ricoveri, visite mediche e ricette è una misura di una gravità inaudita perché colpisce in maniera indiscriminata ed espone ad un grave rischio i soggetti più deboli, i malati cronici e quelli che maggiormente e più frequentemente necessitano di cure e di assistenza medica. Per martedì prossimo intanto in regione è stata programmata un'audizione in commissione sanità con la presenza dei sindacati di categoria.